Benvenuti, ho visto in internet questo tipo di immagine, questo simpatico pinguino e ho subito pensato di ricrearlo con Photoshop. Io non sono un grafico, non sono un bravo disegnatore e quindi delle volte mi viene proprio la voglia di mettermi alla prova per vedere se riesco a fare certe cose. E quindi adesso ve lo insegno anche a voi come l'ho creato, è molto semplice, naturalmente è una cosa banale, ma ci può servire per far divertire i nostri bambini o creare un biglietto di auguri, eccetera. Quindi cominciamo subito e creiamo una nuova immagine. Le dimensioni di questa nuova immagine dovranno essere allora, 600 pixel per 450, vedete, risoluzione 72, sfondo bianco. Ora abbiamo il nostro sfondo, creiamo un nuovo livello e cominciamo col creare la sagoma del nostro pinguino. Andiamo a prendere il nostro strumento selezione ellittica, impostiamo i colori, vedete, nel primo piano nero e bianco di sfondo, poi premiamo i tasti maiuscolo e clicchiamo col tasto sinistro del mouse e creiamo, vedete, questa selezione circolare. Poi la riempiamo di nero, anzi adesso lo sposto però, ecco qua, e la riempiamo di nero. Abbiamo nero primo piano, quindi Alt e Backspace. Adesso diamo un po' la nostra forma del pinguino. Quindi premiamo Ctrl T per trasformare, poi all'interno, vedete, col tasto destro del mouse, clicchiamo e scegliamo come trasformazione Altera. Allora, adesso facciamo questo sistema qui, vedete, prendiamo da qui e allarghiamo verso sinistra e qui allarghiamo verso destra, in questo modo. Poi, da quest'altro angolino, vedete, abbassiamo, tiriamo verso il centro e qui invece spingiamo verso il fuori. E qui facciamo la stessa cosa, quindi andiamo verso il centro e qui verso, vedete, l'esterno, in modo da creare come questa forma bombata, diciamo così, in questo modo qui. Adesso prendiamo da qui in mezzo, vedete, tasto sinistro del mouse sempre, poi alziamo la testa in questo modo qui e la trasportiamo però verso sinistra. Qua deve essere però un po' circolare, ecco qua. Adesso qui abbassiamo, vedete, stringiamo ancora, però ecco, allarghiamo, vediamo un po', ecco, in questo modo qua, è come una botticella, vedete? Ecco, quando ci riteniamo soddisfatti, adesso però alzo un po' qui, ecco, premiamo invio. Se ci accorgiamo che qualcosa non ci piace, naturalmente una volta che abbiamo premuto invio possiamo sempre premere ancora Ctrl T, vedete, e poi con Alt oppure con altri strumenti possiamo anche modificarlo. E anzi direi che, ecco, alzo un po' più qua, così vedete, oppure, vedete, adesso ripremo Ctrl T e scala, la ingrandisco un po', ecco qua, ingrandisco un po' la forma. Perfetto. Ora creiamo uno stile livello per applicare una traccia, quindi clicchiamo col tasto sinistro del mouse il nostro livello della sagoma e andiamo, vedete, a selezionare traccia, prendiamo questo colore, vedete, questo azzurrino, poi dimensione 3 e clicchiamo ok. Ora creiamo un nuovo livello, poi andiamo a selezionare, vedete, andiamo a prendere il nostro strumento penna, poi guarda, adesso creiamo la parte interna bianca. Adesso ci posizioniamo qui, clicchiamo al di fuori della nostra sagoma, ci posizioniamo qui, poi clicchiamo da quest'altra parte, poi tenendo premuto sempre il tasto sinistro del mouse, vedete, trasciniamo e manteniamo, vedete, la curvatura della nostra forma. Poi lasciamo andare il tutto, premiamo il tasto Alt, poi clicchiamo ancora qui, vedete, per togliere il punto. Adesso ci posizioniamo qui, creiamo un'altra curva. Rispettiamo un po' quella esterna, diciamo così, ecco qua. Anche qui, vedete, creiamo il tasto Alt, togliamo il nostro punto, poi ci posizioniamo qui, anche qui una leggera curva. Adesso andiamo da quest'altra parte, una curva anche qui, poi sempre col tasto Alt, vedete, adesso entriamo un po' qua dentro, all'interno.
ecco qua, poi sempre tasto Alt, adesso usciamo, stiamo fuori di qua, creiamo anche qui una curva, questo tipo, poi clicchiamo sempre col tasto Alt e vedete, congiungiamo il nostro tracciato. Adesso andiamo nei tracciati, vedete abbiamo il nostro tracciato di lavoro e clicchiamo qui, vedete dove dice crea tracciato come una carica tracciato come una selezione. Adesso riempiamo di bianco, quindi abbiamo bianco di sfondo, premiamo CTRL Backspace e adesso andiamo nei nostri livelli, poi selezioniamo il livello della sagoma, quindi CTRL e clicchiamo col tasto sinistro, stiamo sempre nel nostro livello, poi maiuscolo, vedete per invertire la selezione, maiuscolo CTRL E, quindi maiuscolo CTRL E, e poi tagliamo, quindi modifica, taglia, CTRL X. Abbiamo creato la parte interna, vedete qui non è venuto molto bene diciamo, però possiamo anche lasciarla qui così perché poi qui dobbiamo creare la nostra ala, però se volete trasformarla potete sempre ritornare nei tracciati e come abbiamo imparato nel corso base con i tracciati possiamo modificarlo. Adesso, per adesso lascio così. Ora, altro livello, nuovo livello, poi sempre con lo strumento, vedete, penna, andiamo qui, poi clicchiamo adesso qua, una leggera curva, poi sempre col tasto Alt, nascondiamo, andiamo qui, adesso un'altra curva da quest'altra parte, sempre col tasto Alt e congiungiamo. Vedete, abbiamo costruito la nostra ala di sinistra. Adesso anche qui, solita cosa, tracciati, poi trasformiamo in una selezione e riempiamo di nero. Andiamo sempre ai nostri livelli. Riempiamo di nero, quindi Alt e Backspace e riempiamo di nero. Ora adesso qui applichiamo sempre la traccia, vedete, azzurrina, quindi clicchiamo sullo stile a livello per creare uno stile a livello, sempre la nostra traccia, poi sempre lo stesso colore, però facciamo un po' più grande, mettiamo 4. Ecco qua. Premiamo ok. Adesso, vedete, abbiamo, intanto le selezioniamo CTRL D. Dobbiamo eliminare questa parte, vedete, di traccia. Adesso a questo punto abbiamo il nostro livello con l'effetto. Andiamo nei livelli, livello, poi abbiamo stile livello e poi facciamo crea livello. Cosa succede? Abbiamo, vedete, staccato la traccia dal nostro livello. Quindi a questo punto andiamo qui sul livello della traccia, prendiamo lo strumento gomma, eccolo qua. E poi vedete, cancelliamo questa parte qui. Perfetto. Adesso i due livelli li selezioniamo, li uniamo in un unico livello, adesso qui non lo vedete, unisce i livelli, poi lo duplichiamo, trasciniamo col tasto sinistro del mouse per duplicarlo, poi CTRL T, trasforma, poi facciamo, entriamo dentro, vedete, tasto destro del mouse. E poi, adesso qui, anche qui non lo vedete forse, però rifletti orizzontale. E poi trasciniamo e lo portiamo un po' più qui in alto. Ecco qua. E premiamo invio. Una volta sistemate e create, vedete le nostre pinne, prima ho detto ali, comunque sono pinne, adesso andiamo a creare qui la bocca. Per fare questo abbiamo bisogno delle linee guida. Adesso guardate, innanzitutto abbiamo bisogno, vedete qui, dei righelli. Se non li visualizzate dovete premere CTRL R. Partendo quindi, vedete, dai righelli, tasto sinistro del mouse, trasciniamo e portiamo una linea guida, vedete dove vogliamo. Adesso lo posizioniamo in questo caso qui. Poi trasciniamo ancora, portiamo un po' più sotto, diciamo sì, diciamo qua, poi un'altra ancora, un po' più sotto. E un'altra ancora leggermente vicina, vedete, non alla stessa distanza delle altre. Poi ne prendiamo una centrale e posizioniamo per creare un punto centrale. Adesso nascondiamo la nostra figura del pinguino, la nostra forma, poi andiamo a prendere sempre lo strumento penna, partiamo da qui, poi clicchiamo, poi andiamo qui, vedete, clicchiamo ancora e creiamo una leggera curva. Tasto Alt, poi andiamo qui. Creiamo un'altra curva, poi tasto Alt, adesso andiamo qui, creiamo una curva in questo modo, poi qui vicino un'altra, poi andiamo sotto, andiamo qua, vedete,
Adesso creiamo una curvetta piccolissima qua, poi andiamo qui al centro, qui sopra in alto, e creiamo anche qui una curva. In questo modo qua. E poi sempre tasto alta, adesso uniamo questa parte, uniamo, poi andiamo sempre nei nostri tracciati e dal nostro tracciato di lavoro, poi clicchiamo per creare una selezione, torniamo ai nostri livelli. Creiamo un nuovo livello, poi riempiamo, andiamo a prendere, vedete, un colore di questo tipo giallo. Premiamo ok e riempiamo, quindi facciamo Alt Backspace e riempiamo di questo colore qua. Adesso duplichiamo questo livello, poi Ctrl T per trasformare, poi tasto destro del mouse all'interno della trasformazione e rifletto orizzontale. Trasportiamo, vedete, in questo modo qui. E premiamo invio. Adesso qui, se vogliamo un po', intanto deselezioniamo Ctrl D, possiamo con Alt, vedete qui non ho fatto un bellissimo lavoro qui la punta. Adesso possiamo unire i nostri due livelli innanzitutto, quindi tasto destro del mouse, unisci i livelli, poi premiamo Ctrl T, poi sempre dentro Alt, adesso qua proviamo a abbassare un po' questa parte. Ecco, dobbiamo prendere i punti esatti, se no, ecco, vedete, in questo modo qui abbassiamo un po' perché in effetti non era proprio fatto molto bene. Ecco qua, direi che così può andare. Premiamo invio, ora creiamo un nuovo livello, poi cambiamo il colore di primo piano, andiamo a prendere un marrone un po' più scuro, anzi quasi, vedete, tra il marrone e il nero. Poi prendiamo un pennellino va benissimo da 3, anzi 4, duro. Poi adesso mi avvicino, partiamo da qui, vedete, clicchiamo e poi seguiamo la curvatura, vedete, fino qua. Poi ne creiamo un'altra di questo tipo. Adesso anche questo livello lo duplichiamo, poi trasforma, quindi Ctrl T. Poi sempre rifletti orizzontale, lo trasportiamo da quest'altra parte. Qua, premiamo invio, speriamo che sia unito. Ecco qua. Ora selezioniamo la nostra forma, vedete, pinguino, naturalmente guardate la bocca è un po' più grande. Adesso uniamo i tre livelli, 1, 2 e 3, li uniamo in un unico livello. Poi Ctrl T per trasformare, ruotiamo, vedete, in questo senso, adesso spostiamolo e poi anche rimpiccioliamo, però vedete un po'. Ecco qua, e portiamo qui e premiamo invio. Anche qui creiamo una traccia, quindi stile livello, poi traccia, non azzurra, prendiamo un colore giallino, scusate, ecco qua. Questo qui, premiamo ok, andiamo un po', però non così estesa, proviamo con 3, direi anche di meno, 2, ecco qua, 2 può andare bene, facciamo ok, e adesso andiamo a creare gli occhi, quindi nuovo livello, poi andiamo a prendere lo strumento selezione ellittica, vedete, e anche qui premiamo il tasto maiuscolo, e creiamo una selezione circolare, in questo modo qua. Riempiamo di un colore giallo, quindi andiamo a prendere il nostro colore. Ok, quindi adesso premiamo Alt Backspace. Poi adesso anche qui creiamo una traccia, quindi clicchiamo sempre con il tasto sinistro del mouse, apriamo, poi traccia. Vedete? E questa volta segniamo il nostro colore, però sempre l'azzurrino che abbiamo creato prima. Quindi vedete, con la pipetta andiamo sul nostro azzurro, selezioniamo e facciamo ok. Lasciamo 2, 2 è più che sufficiente. Premiamo ok, poi abbiamo sempre attiva la nostra selezione, andiamo in selezione, poi modifica, poi contrai e facciamo di 5. Premiamo ok. Adesso
questa nuova selezione la riempiamo di nero, quindi portiamo ancora il nero in primo piano, vedete cliccando qua, e poi premiamo Alt e Backspace. Ora portiamo il colore di primo piano, vedete, bianco, poi andiamo a prendere un pennellino duro, grandezza un po' grande, 9, non troppo, vedete, perché adesso andiamo a creare, vedete qua, ci posizioniamo insomma vicino e qui clicchiamo e creiamo questo effetto. Ora abbiamo il nostro occhio, potremmo creare più livelli per non sbagliarci, comunque io ho creato tutto un solo livello, adesso duplichiamo questo livello, poi lo trasportiamo, vedete, da quest'altra parte e creiamo l'altro occhio. Ora, visto che abbiamo il pennello bianco, creiamo un nuovo livello, poi andiamo a prendere sempre il nostro pennello, per un po' più piccolino, facciamo di 5. Vedete, poi ci posizioniamo qui e creiamo, vedete, questo effetto qua. Ecco fatto. Ora, andiamo qui nella nostra forma, vedete, col nostro effetto, poi clicchiamo ancora, vedete, per creare uno stile livello e creiamo un'ombra esterna. Quindi clicchiamo, poi metodo di fusione normale, adesso posiziono qui in alto. Rivediamo la parte qui bassa, però facciamo una distanza, aumentiamo, vedete, questa qua sotto, aumentiamo la distanza, però dunque facciamo così, la dimensione, vediamo un po', alziamo, portiamo verso il 18, così, la distanza 20-21, questo modo qui. Ok, adesso premiamo ok. E anche qui, vedete, distacchiamo i nostri effetti dal livello, quindi andiamo ancora in livello, poi stile livello, crea livelli. Qui ci dice che deve creare più livelli, va bene, diciamo che di sì. Poi vedete qui abbiamo il nostro livello, vedete, della traccia, e il nostro livello dell'ombra. Adesso ci posizioniamo sul livello ombra, poi Ctrl T per trasformare, adesso abbassiamo, vedete qui su in alto, abbassiamo la nostra ombra, poi tiriamo un po' su, qua così. Poi qui dall'angolino premiamo il tasto maiuscolo e scusate, maiuscolo e alto, tutti e due, e accorciamo, vedete, in questo modo qui. E premiamo invio. Adesso creiamo un nuovo livello, possiamo crearlo dunque sopra qui alla nostra ombra, quindi possiamo creare un nuovo livello e sempre con lo strumento penna creiamo i nostri piedi. Ci posizioniamo all'interno qui della forma, quindi clicchiamo, poi guardate, clicchiamo la prima punta, in questo modo, poi quella centrale, vedete? E poi la terza, andiamo e chiudiamo. Adesso anche qui tracciati, trasformiamo in selezione. Riempiamo col colore, prendiamo il colore, prendiamo lo stesso, vedete, il giallo qui, l'arancione del becco. Clicchiamo ok e riempiamo, quindi Alt e Backspace. Ora deselezioniamo, Ctrl D, poi andiamo ancora nei nostri livelli, duplichiamo questo livello, poi lo trasportiamo, innanzitutto Ctrl T per trasformare, poi tasto destro del mouse, riflette orizzontale, poi vedete anche qui lo trasportiamo da quest'altra parte. Così, poi premiamo invio, poi possiamo unire questi due livelli, quindi li uniamo, quelli dei piedi, unisce i livelli, poi anzi direi che l'ombra, vedete, l'ombra che abbiamo, l'ombra esterna, la trasportiamo sopra, ecco, in questo modo qua. Adesso, arrivati a questo punto, finiamo il nostro sfondo e abbiamo finito il nostro tutorial. Ci posizioniamo qui sullo sfondo, creiamo un nuovo livello, poi andiamo a prendere sempre il nostro strumento, penna. Poi ci posizioniamo qui, creiamo, vedete, una curva, fate un po' come volete, adesso qua non ha molta importanza, poi adesso andiamo qua sotto, li congiungiamo, vedete, anche qui trasformiamo in selezione e riempiamo, questa volta prendiamo un colore azzurro, quindi Alt Backspace e riempiamo. Adesso deselezioniamo, quindi Ctrl D. Poi andiamo sempre ai nostri livelli, creiamo un altro nuovo livello, poi sempre con il nostro strumento, vedete bene, creiamo un altro tracciato simile, prendiamo qua, tolta però chiudiamo, vedete, andiamo
non chiudiamo sotto, creiamo questo, scusate, questo tracciato così, un po' più, ecco qua, chiudiamo qua, poi naturalmente tracciati, poi trasformiamo in selezione, torniamo nei nostri livelli, devo prendere un colore però stavolta un azzurro un po' più chiaro e riempiamo, quindi Alt e Backspace. Adesso Ctrl D per deselezionare, poi andiamo a prendere, selezioniamo, vedete il livello questo qui dello sfondo blu, lo selezioniamo, poi selezione inversa, creiamo un nuovo livello e riempiamo, adesso andiamo a prendere un altro colore, riempiamo, vedete, di questo rosa qua, quindi Alt e Backspace, deselezioniamo, Ctrl D, ecco qua, vedete, abbiamo creato il nostro pinguino. Sono sicuro che voi possiate fare molto ma molto meglio, quindi grafici, disegnatori, abbiate pietà di me, adesso andiamo a vedere quello che avevo creato in precedenza, vedete, è totalmente diverso perché naturalmente non può mai venire uguale, comunque insomma datevi da fare e cercate di crearne di più belli naturalmente. Io vi insegno come poter fare, eccetera, però dopo voi metteteci del vostro. E come sempre, molte volte dico, mandatemi anche i vostri lavori che posso pubblicarli sul sito. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo. Arrivederci.